señores, presidentes, è un grande onore per me essere qui, davanti a voi, davanti a lei, signor Presidente del Senato, Velasco Chavez, signor Presidente della Camera, De Luca Zuleta, signori vicepresidenti, onorevoli congressistas. Non sono il primo fiorentino che entra qui. Il primo fiorentino che è stato in questo palazzo si chiamava Pietro Cantini. Era l'architetto che ha costruito questo palazzo. Era italiano, era colombiano, amava questa terra forse più dell'Italia, ed era nato e cresciuto nella mia città, la città di cui sono stato sindaco, Firenze. Vuole la curiosità che egli avesse studiato in una zona di Firenze che si chiama Piazza San Marco, all'Accademia, dove di lì a qualche anno, a qualche decennio, un grande uomo della cultura colombiana, il grande maestro Botero, avrebbe studiato all'inizio degli anni 50. Tutto il mondo è un piccolo villaggio e le relazioni e le amicizie e le connessioni tra i nostri popoli sono numerose. Potremmo continuare a lungo, lo ha già detto il signor Presidente del Senato. L'inno nazionale della Colombia è stato scritto da un uomo, Oreste Sindici, che era nato in un piccolo villaggio vicino a Frosinone, vicino a Roma, nel Lazio. E questa mattina, recandomi in visita alla scuola da Vinci, una scuola italiana di questa meravigliosa città, ho chiesto ai bambini se sapessero dov'era Frosinone. Non lo sapeva nessuno, ma tutti sapevano che Sindici era l'autore delle parole che i bambini italiani e colombiani cantano a voce alta quando c'è da cantare l'inno nazionale del vostro paese. Dunque siamo in presenza di una realtà di straordinario affetto e amicizia, ma siamo anche in presenza di una occasione per me molto formale. Dopo 24 ore nel vostro paese, per la prima volta un capo del governo italiano visita la Colombia, avverto tutta la responsabilità di essere qui con voi, in questo che è un palazzo, ma che è anche un tempio laico della democrazia. Permettetemi di dirvi che la democrazia non è scontata mai e che se c'è un paese che in questa parte del mondo ha sempre rappresentato la stella polare del dibattito democratico, pur tra le normali fisiologiche diverse opinioni, pur tra le normali diversità, pur tra i normali scontri politici, questo paese è la Colombia. Essere quindi da voi non è soltanto il modo di rispondere a un invito gentile, ma è anche per me un modo per rendervi omaggio, per dire che la Colombia è allegria, è passione, è entusiasmo, è cultura, è impresa, è crescita economica, ma prima di tutto è un paese che è stato tenacemente aggrappato alla democrazia quando in altre parti del mondo e anche in questa regione altri paesi mettevano da parte le regole stesse del gioco democratico. Dunque mi inchino di fronte alla democrazia colombiana e contemporaneamente vorrei raccontarvi molto semplicemente il senso di un viaggio. Questa terra porta il nome di un uomo che amava viaggiare. Cristoforo Colombo partì da Genova ed ebbe la curiosità e il coraggio di scoprire terre che
non si pensava che esistesse. Neanche lui, in realtà, aveva capito dove era arrivato. Ma oggi voi prendete il nome come Colombia da quella curiosità. Se ci pensate, anche il nome America viene da un navigatore, italiano, Amerigo Vespucci. Che cosa significa il viaggio di Amerigo? Che cosa significa il viaggio di Colombo? Significa che ciascuno di noi ha la necessità di mettersi in moto per scoprire cose nuove, per chiamare cose scoperte con un nome diverso. È una grande metafora di ciò che noi dobbiamo fare oggi, nel tempo che cambia, nel tempo in cui viviamo una stagione di difficoltà. Ieri ho incontrato dei colombiani, che ormai sono colombiani, anche se hanno la doppia cittadinanza, che hanno lasciato l'Italia nel 1950. E voi? Voi li avete accolti. Eppure oggi in Europa non sempre è così. C'è una parte dell'Europa che non accoglie più chi fugge dalla fame, dalla guerra, dalle difficoltà. L'Italia è orgogliosa di aprire le proprie braccia a chi sta rischiando di morire nel Mar Mediterraneo. L'Italia è fiera di ciò che fanno le donne e gli uomini della Marina Militare che salvano le persone in mezzo al Mediterraneo. Ma contemporaneamente, quando diciamo questo, pensiamo a chi, figlio di italiani, ha lasciato l'Italia e ha trovato casa qui, in Colombia. È stato accolto, è stato accudito, gli è stato concesso di inseguire il proprio sogno. Per tutte queste ragioni vorrei, a nome del governo italiano, dire grazie al popolo colombiano, allo Stato di Colombia, per come ha accolto tanti nostri figli, fratelli e sorelle, che rischiavano le difficoltà in Europa e hanno scelto questa casa come loro casa. A nome del governo della Repubblica vi siamo sinceramente grati. Ma naturalmente non basta la gratitudine, perché le sfide sono nuove. Sono le sfide che vengono dalle città. Colombo parte da Genova, Amerigo da Firenze. Ma sono le sfide che oggi vedono le vostre città cambiare, le città di tutto il mondo. Ho fatto il sindaco per un certo periodo di tempo e in più di una circostanza mi raccontavano la bellezza di come Medellin stesse cambiando. Noi facevamo i dibattiti sull'urbanistica e venivano esponenti da tutto il mondo a dire il modello per far sì che una città esca da una situazione di disagio a Medellin, in Colombia. E perché accadeva questo? Perché a Medellin l'amministrazione apriva le biblioteche in tutti gli angoli della città. Ciò che ci unisce è il senso profondo della cultura che esprimiamo, dell'identità, dei valori che portiamo. E dovremmo dirlo in America Latina come in Europa, a chi pensa che queste discussioni siano discussioni da addetti ai lavori. La cultura non è un argomento da appassionati, la cultura è l'idea stessa della nostra civiltà. Ecco perché sono lieto di poter essere nel vostro congresso a omaggiare una delle vostre città, ma ne potremmo omaggiare altre. Ho fatto una missione in America Latina, sono partito dal Cile e ho incontrato l'architetto che gestirà, che curerà la prossima Biennale dell'Architettura di Venezia nel 2016. E Alejandro mi ha dato una definizione delle città straordinarie. Mi ha detto: la città è la scorciatoia per arrivare all'uguaglianza. Le città come luoghi dell'incontro, le città come luoghi in cui le persone non sono dei numeri, ma hanno un'anima, hanno un'idea, hanno un valore. Le città come il grande spazio di libertà possibile. Io trovo che questo sia un grande insegnamento che ci arriva dalla Colombia,
dalla vostra terra, dalla vostra gente. E vorrei trasmettervi l'emozione di essere il primo Presidente del Consiglio che visita questo paese, perché ci abbiamo messo 70 anni. E in 70 anni l'Italia ha cambiato 63 governi. Non siamo un modello di stabilità, o meglio, non lo siamo stati, perché le riforme che l'Italia sta facendo, la riforma della legge elettorale, la riforma della Costituzione, la riforma dell'organizzazione dello Stato e della pubblica amministrazione, consentiranno finalmente di avere anche in Italia un governo ogni 5 anni, anziché un governo all'anno. Questo mi permette di dire che le riforme in tutti i paesi sono importanti, ma c'è una riforma che è la più grande delle riforme, ed è la riforma della pace, ed è la riforma sulla quale voi state lavorando, anche discutendo, dialogando, prima di qualsiasi argomento, prima di qualsiasi valutazione. Vorrei che a nome del governo della Repubblica Italiana accettaste le sincere condoglianze per l'attacco svoltosi lunedì che ha causato la morte di 11 soldati dell'esercito colombiano. L'Italia abbraccia loro, le loro famiglie e tutti voi in un sentimento di cordoglio e di commozione e di profondo affetto. Ma contemporaneamente voglio dirvi che ciò che voi state facendo sul cammino della pace è un grande percorso. È una scommessa difficile. Sono grato al Presidente Santos per aver voluto rischiare la pace e per aver messo in campo un tentativo di conclusione della guerra al quale dappertutto nel mondo ci rivolgiamo con grande rispetto e con grande attesa. Uno dei più grandi vostri letterati, Gabriel García Márquez, in 100 anni di solitudine fa dire al suo personaggio principale: non immaginava che era più facile cominciare una guerra che finirla. È più facile cominciare le guerre che finirle. E voi che siete impegnati in questo percorso così difficile, sapete più di ogni altro quanto sia difficile finire una guerra. Quello che vorrei che fosse chiaro è che l'Italia è al vostro fianco. Lo è adesso in questo percorso, lo sarà domani nel percorso di ricostruzione, ma lo è anche e soprattutto, lasciatemelo dire, nella convinzione che il post-conflitto, la ricostruzione, avrà bisogno di grande attenzione. Avrà bisogno di trovare il giusto equilibrio tra pace e giustizia. Avrà bisogno però anche di cose concrete, di realtà capaci di sminare. Il vostro territorio è oggi il secondo territorio nel mondo per numero di mine. L'Italia ha su questo una leadership e noi siamo ben desiderosi di aiutarvi su questo punto. Abbiamo molto desiderio di poter lavorare insieme sul settore dell'agricolo e dell'agroalimentare. Abbiamo molta voglia di essere in grado di affermare la vita contro la morte. Ancora Gabriel García Márquez, dall'amore ai tempi del colera: è la vita, non la morte, a non avere limiti. E noi dobbiamo spalancare le porte alla vita. Dobbiamo farlo qui in Colombia, ma permettetemi di dirlo, dobbiamo farlo in Europa, non è facile. Siamo come attanagliati dalla paura. La paura di chi è diverso, la paura degli immigrati, la paura da chi oggi in Europa pensa di poter chiudere le porte e non si rende conto che il terrorismo che sta minacciando l'Europa, il Medio Oriente e l'Africa è un terrorismo che sì viene da alcuni paesi estremisti, ma che paradossalmente è cresciuto proprio nelle nostre case, nelle nostre città europee. Tutti voi probabilmente avete vissuto con emozione ciò che è avvenuto a Parigi, Charlie Hebdo,
Eppure gli attentatori di Parigi non venivano da fuori la Francia, erano nati in Francia, erano cresciuti in Francia, avevano vissuto nelle scuole francesi, giocavano a calcio nelle società sportive giovanili francesi. Forse vi è capitato di leggere qualcosa di notizie che sono arrivate dal Belgio, dalla Danimarca, dove ci sono stati attentati fatti da cellule terroristiche cresciute in quei paesi. E persino il killer, il boia, che nelle immagini dell'ISIS, dei Daesh, dei terroristi dello Stato Islamico, appare facendo il gesto più assurdo e atroce, tagliare la testa ai propri ostaggi, quell'uomo è nato in un paese europeo, è cresciuto in un paese europeo, è stato educato in scuole europee. Attenzione ad essere superficiali, il terrorismo è ovunque, sconfiggerlo è una priorità, ma si sconfigge dicendo che è la vita a non avere limiti, abbracciando la vita, scegliendo la cultura. Non so se vi colpisce una riflessione che continua a colpirmi puntualmente. Negli attentati terroristici che si sono svolti negli ultimi mesi in Africa, in Europa e in Asia, gli obiettivi sono quasi sempre stati luoghi di cultura. Una scuola a Peshawar, una università in Kenya, un museo a Tunisi, una sinagoga, una chiesa cattolica, un museo ebraico. Perché? Perché la cultura è l'obiettivo di chi vuole disintegrare la nostra identità. E noi e voi insieme dobbiamo domandarci: ma qual è la cultura che rappresentiamo? Sicuramente la cultura delle imprese, del fare le cose. Sono con me al seguito molti imprenditori che hanno voglia di investire in Colombia, che hanno voglia di creare occasioni di business in questa terra così meravigliosa. E sono felice che ci siano realtà di successo made in Italy, dalle centrali idroelettriche alle dighe fino alle infrastrutture, fino all'architettura, come possiamo vedere. Ma credo che il vero elemento di riflessione sulla cultura che dobbiamo fare, e su questo vado a terminare, è quello di chi crede in alcuni valori di fondo condivisi tra i nostri popoli. La democrazia, l'ho detto all'inizio, ci credo molto. Ma lasciatemi dire che la cultura non è soltanto la democrazia, non è soltanto le riforme. Significa lottare contro le ingiustizie, contro gli squilibri. Significa andare a rincorrere e combattere la povertà. Significa andare a creare percorsi di inclusione sociale. E significa però ricordarsi chi noi siamo. Voi colombiani, noi italiani. Siamo donne e uomini che amano il gusto di vivere, che amano la qualità della vita e che immaginano per i propri figli un futuro di benessere, dove benessere non è soltanto un aspetto economico. Benessere significa vivere con qualità. Se dovessi immaginare come immagino l'Italia da qui al 2040, la immagino come il paese in cui si vive più a lungo nel mondo. Per adesso siamo al secondo posto, dobbiamo recuperare i nostri amici giapponesi, in cui vivendo più a lungo si vive bene, con la cultura, con il cibo, con la qualità delle relazioni, con il sociale, ma anche con la volontà profonda di avere un sentimento che noi non traduciamo bene e che voi colombiani conoscete molto meglio di noi. È la parola allegria, c'è anche in italiano, ma non è così piena come è nel vostro linguaggio e nel vostro vocabolario. È l'idea di uno stile di vita che sia uno stile di vita basato sulla bellezza, che non nasconda i problemi, che non faccia finta di non vedere le situazioni di disagio e di tensione,
che non si chiuda gli occhi di fronte a ciò che accade nel mondo. Il mondo è pieno di minacce, di inquietudini, di problemi, ma la nostra qualità, il nostro DNA è quello di chi davanti ai problemi non si limita a piangere e a lamentarsi, prova a risolverli. È quello che avete fatto voi con il processo di pace, è quello che avete fatto voi con le biblioteche a Medellin, è quello che fate quotidianamente voi con la storia della Colombia che non si accontenta di essere un ricordo e che vuole essere futuro, che vuole essere domani. Così come noi abbiamo un passato bellissimo, ma a cosa serve il passato se non c'è la volontà di affrontare il domani? A cosa serve diventare un museo se non hai il gusto della sfida dei giorni che vengono? Ecco perché ciò che ci unisce sempre e comunque è un'idea di civiltà e di cultura che passa naturalmente dalla lotta a tutti i disagi, le difficoltà, al crimine organizzato, alla corruzione, ma che prova a chiedere a ciascuno di noi l'impegno di poter fare del proprio meglio perché questo mondo sia un mondo più adatto ai nostri figli, anziché adatto alle nostre paure. Vi lascio con un'ultima citazione di Marquez, che come avete capito mi ha segnato molto, ma credo che sia valida anche per voi, oltre che per noi. Gli esseri umani non nascono una volta per tutte il giorno che le madri li danno alla luce. La vita li obbliga e più volte a mettere al mondo se stessi. Penso che questo sia molto vero per chi tra voi fatica ad accettare il percorso di riconciliazione, ma anche per chi, e sono praticamente la maggioranza delle famiglie colombiane, ha un parente, un congiunto, una persona che è caduta o che è stata sequestrata. Penso che sia vero per chi vive la fase di difficoltà e di disagio nel tempo in cui stiamo vivendo, ma è vero anche per chi dall'altro lato è convinto, è entusiasta. Ogni giorno è un giorno nuovo per ripartire. Io vorrei che ritrovarsi qui in questa prima visita di un governo italiano al vostro paese non serva soltanto a stringere qualche accordo di business, spero che ne stringano tanti, non serva solo a raccontarci quanto è bella la cultura che condividiamo, eppure lo sappiamo, non serva soltanto a salutare i nostri bambini che hanno il doppio passaporto e che cantano gli inni nazionali a voce squarciata. Non solo a questo. Serve innanzitutto a riflettere su cosa sia la democrazia al giorno d'oggi. In un tempo in cui i social network vorrebbero vederti followers e non leader. In un tempo in cui i ragazzi che crescono su Facebook sono abituati a mandare un abbraccio virtuale, a chiedere l'amicizia a quello che magari sta lontano, ma faticano a praticare l'amicizia con il compagno di banco. In un tempo nel quale la politica sembra essere sotto schiaffo e sotto ricatto della demagogia e del qualunquismo, domandatevi perché questo edificio è nato. È la stessa domanda che mi faccio io quando entro alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica. Per far vedere a un architetto fiorentino che era bravo a costruire? Per dargli un luogo dove fare sfoggio della sua capacità e abilità? No, questo edificio è nato per consentire a ciascuno di voi di essere all'altezza dei sogni dei propri figli e per consentire a me, nella mia veste di Presidente pro tempore del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, di rivolgere l'abbraccio più caloroso al popolo colombiano amico, ma contemporaneamente a prendere un impegno davanti a voi. Italia e Colombia insieme hanno molto da dire al mondo, hanno molto da dare al mondo. Non disperdiamo i valori più profondi che abbiamo. Il mondo di oggi ha bisogno di gentilezza, ha bisogno di bellezza, ha bisogno di allegria, ha bisogno di cultura. In una parola, il mondo di oggi ha bisogno di noi,
ha bisogno del vostro popolo, ha bisogno del nostro popolo. Felici noi se saremo capaci di essere all'altezza della sfida che questo tempo ci pone davanti. Buon lavoro, che viva la Colombia, viva l'Italia.